Buongiorno a tutti, benvenuti alla cerimonia di iscrizione delle lapidi dedicate ai cittadini illustri benemeriti distinti nella storia della patria. Il duo violinistico Martina Verna e Maurizio Ghezzi, diplomati della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, eseguirà un breve momento musicale. Thank you.
Prende la parola il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Signor Presidente del Consiglio Comunale, funziona? Sì. Care amiche e amici, la cerimonia di iscrizione al Famedio che teniamo quest'anno è più raccolta a causa delle norme di sicurezza imposte dall'epidemia. È però un momento forse più intimo e certo non meno significativo per la nostra comunità cittadina. Oggi tutta Milano dedica il suo abbraccio a grandi figure della sua storia. Donne e uomini che sono ancora qui tra noi con la grandezza, il senso civico, il genio che ci hanno regalato con la loro vita e il loro lavoro. La giornata di oggi ci ricorda che abbiamo bisogno di grandezza. Abbiamo bisogno di obiettivi alti e ambiziosi e le persone iscritte al Famedio ci hanno lasciato una testimonianza chiara e indelebile di cos'è la grandezza. Abbiamo però bisogno anche di una grandezza quotidiana che riguarda tutti, che ci rende parte di un unico progetto. E il Famedio è questo, un monumento all'unità di tutti i milanesi. Dal 1870 il Famedio riunisce nell'unica appartenenza milanese persone diverse, unite nella diversità, donne e uomini differenti per provenienza, per sensibilità e per storia personale, che a Milano sono diventati parte di un percorso comune di crescita e di sviluppo. Milanesi che con il loro lavoro hanno fatto grande questa città e con essa tutto il paese. Questo luogo ci insegna, insomma, il valore di essere uniti. Ci invita ad essere parte attiva di un'unica comunità di cittadini. È questo valore che oggi dobbiamo coltivare, promuovere e fare nostro nel profondo del cuore, per superare questo momento difficile e tornare a guardare con speranza al futuro. Nel Famedio sono iscritti i nomi che per tutti noi sono familiari, nomi che fanno parte della nostra memoria collettiva. Questo però non è un monumento che celebra un passato glorioso, ma una realtà viva, in divenire, come la nostra città. Ogni anno nuovi nomi, nuovi esempi di eccellenza nella vita e nel lavoro entrano a far parte di questo grande tempio cittadino, che è dedicato alla nostra storia, alla nostra città, a ciò che Milano ha saputo creare e continua a creare per sé, per l'Italia e per il mondo intero. Oggi iscriviamo al Famedio 8 donne e 10 uomini che hanno saputo portare un contributo originale e insostituibile negli ambiti e nelle discipline più svariate, dall'arte alle professioni, dalla politica alla cultura. Alcuni di loro hanno fatto dell'impegno civile la loro battaglia, altri hanno lasciato opere memorabili, alcuni si sono dedicati ai più deboli, altri ci hanno contagiato con la loro passione per lo sport, altri ancora ci hanno fatto sorridere e meditare con la loro arte. Il Presidente del Consiglio Comunale tra poco nel suo intervento darà il giusto risalto al nome e all'opera di ciascuno di loro. Voglio ringraziarlo e voglio ringraziare tutti i membri della Commissione per le onoranze, per il loro lavoro e per la decisione unanime con cui hanno saputo selezionare i nomi da iscrivere al Famedio. Ringrazio perché ci hanno mostrato che ci si può dividere su tante cose, ma di fronte alla grandezza e alla generosità di una vita spesa per tutti, ci si può e ci si deve ritrovare uniti. Capacità di confronto tra diverse sensibilità e soprattutto collaborazione leale e costruttiva tra tutte le istituzioni sono sempre state la base della crescita civile della città e del Paese, soprattutto nei momenti più difficili come questo. Oggi, infatti, questi valori sono più necessari che mai. Spirito di servizio e dedizione al bene comune sono indispensabili per superare questa fase
e ripartire domani con più forza e ottimismo. Chi è ricordato nel Famedio è un maestro per tutti noi milanesi. E oggi abbiamo bisogno di questi maestri per non cedere allo scoraggiamento di questi mesi difficili, di dolore, di incertezza. La loro vita, le loro opere, la loro tenacia dimostrano che Milano, anche nei momenti più difficili, c'è e che da Milano può partire una parola di speranza. La riserva di passione, di entusiasmo e di laboriosità di Milano è pronta, anche oggi, a restituire all'Italia l'energia di cui ha bisogno per un nuovo inizio, per ripartire domani su basi nuove, cogliendo da questa crisi drammatica lo spunto per superare errori del passato e immaginare un futuro migliore, un futuro che io e credo tutti voi sogno più giusto, più verde, più solidale. L'esempio di queste donne e di questi uomini, infatti, non è solo memoria, ma è invito all'azione. I problemi di oggi non possono farci dimenticare di cosa è capace la nostra città, di quali eccellenze è dotata e quali frutti di progresso ha offerto e potrà ancora offrire al mondo. Oggi affermiamo che Milano è pronta a raccogliere il loro testimone. Ci attendono grandi sfide che dobbiamo vincere tutti insieme, a partire da quella drammatica che stiamo affrontando per superare questa epidemia. Sono sfide che richiedono uomini e donne come quelli che oggi saranno ricordati nel Famedio. Persone capaci di lavorare e anche di sognare, capaci di passione, capaci di affermare con il proprio talento e il proprio genio la grandezza di questa comunità aperta, solidale e inclusiva che è la nostra città. Grazie a tutti. Prende la parola il presidente del Consiglio Comunale di Milano, Lamberto Bertolè. Signor Sindaco, signor Prefetto, care e cari familiari presenti, un saluto anche ai cittadini che non possono essere qua ma che partecipano da lontano a questa cerimonia sempre così sentita e così importante per la nostra città. Consentitemi un ringraziamento ai giovani musicisti, diplomati nella Scuola Civica Claudio Abbado, che come da tradizione tutti gli anni aprono questa cerimonia così importante sentita da tutti noi. Milano oggi rende omaggio e onora alcuni dei suoi cittadini più illustri, milanesi di nascita o di adozione che con il loro lavoro, il loro impegno nella società, il loro esempio hanno dato un contributo unico alla crescita civile, morale e materiale della nostra città. Il Famedio è nato per questo, per custodire e trasmettere la memoria di una Milano che è ammirata e apprezzata nel mondo per la sua capacità di innovare, di creare bellezza, di esprimere impegno civile. Ma la grandezza di una città, ed è questo il punto che voglio sottolineare in questa introduzione, non è anonima. La grandezza di una città nasce dal nome e dalla storia personale di chi l'ha costruita, nei secoli e nei decenni recenti. Ed è questo che rappresentano per Milano gli uomini e le donne ricordati nel Famedio. Tra loro molte sono le donne, è un riconoscimento importante del ruolo troppo spesso taciuto in passato della donna nella storia e nella vita della nostra comunità. Questa è la quinta cerimonia che ho l'onore di, in qualche modo, presiedere come rappresentante della Commissione per le onoranze al Famedio, e in questi 5 anni abbiamo davvero dato un segnale importante nel riconoscimento alle figure femminili, cosa che in passato non era avvenuta. Sono persone che hanno dedicato il meglio di sé al lavoro, al loro lavoro, alla scienza, all'arte, all'impegno politico e sociale. Persone che hanno inseguito con tenacia un sogno, un ideale, e hanno fatto in modo che quella loro intuizione prendesse forma a vantaggio di tutti. Nel Famedio noi onoriamo dei vivi, vivi in noi, in ciò che siamo divenuti grazie a loro, vivi perché capaci di agire ancora oggi nella città, di ispirare ancora il nostro impegno, di commuoverci e di indicarci nuovi obiettivi, nuovi traguardi.
Come ricordava il sindaco, l'emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo rende ancora più significativo l'omaggio alle persone che oggi iscriviamo al Famedio. Per superare questa emergenza abbiamo bisogno dell'unità e delle energie migliori di Milano, senza retorica. L'esempio dei concittadini così illustri ci dà la forza in una crisi così severa. Un conforto che spero di trasmettere nelle poche, forzatamente troppo brevi note biografiche sui milanesi e le milanesi che oggi ricordiamo. Cominciamo da Claudia Artoni, psicoterapeuta, autrice di numerosi volumi di psicologia infantile e di pubblicazioni scientifiche, giudice onorario del Tribunale dei minorenni, ha aiutato moltissimi giovani milanesi affetti da disagi psicologici e gravi disabilità comunicative a superare il trauma dell'abbandono. Cini Boeri, architetta, designer, riconosciuta per il suo impegno civile, anche per il suo impegno civile, per essere stata staffetta partigiana e per il contributo dato per la ricostruzione nella nostra città nei difficili anni che seguirono la Seconda Guerra Mondiale. È riuscita ad emergere come professionista in un mondo fino ad allora appannaggio solo degli uomini, ricevendo riconoscimenti internazionali molto importanti. Con il suo ingegno e la sua creatività ha progettato oggetti di design, case, uffici, negozi, numerose altre creazioni, dedicando grande attenzione allo studio della funzionalità dello spazio. Francesco Saverio Borrelli è entrato in magistratura all'età di soli 27 anni, svolgendo quasi tutto il suo lavoro a Milano, fino a diventare procuratore generale presso la Corte d'Appello della nostra città. Per 11 anni ha guidato i pubblici ministeri milanesi coordinando il pool Mani Pulite e con il suo lavoro ha dato risposte concrete al bisogno di legalità dei milanesi e degli italiani, facendo della giustizia e della legalità il faro della sua vita. Dismessa la toga nel 2002, ha potuto dedicarsi con impegno alla sua grande passione, la musica, diventando presidente del Conservatorio di Milano. Giulia Maria Crespi, imprenditrice e protagonista della vita culturale e sociale della nostra città, con una fortissima sensibilità ambientale. Ha portato un importante contributo innovativo al Corriere della Sera, ma noi la ricordiamo soprattutto per essere stata la fondatrice e l'anima del FAI. FAI che ha come fine la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e naturalistici, la sensibilizzazione delle persone al valore del patrimonio paesaggistico e monumentale, la mobilitazione della popolazione affinché si protegga il paesaggio a rischio, e un lavoro che ha animato e coinvolto molti di noi. Filippo D'Averio, storico dell'arte, saggista, divulgatore, docente universitario, specializzato nell'arte italiana del XX secolo, è stato assessore del Comune di Milano alla cultura, al tempo libero e all'educazione negli anni 90. La divulgazione dell'arte di Filippo D'Averio ha impreziosito la vita di tanti nostri concittadini e milioni di italiani che lo hanno conosciuto attraverso programmi televisivi da lui condotti ed è riuscito ad avvicinarsi al pubblico senza mai abbassare il tono dei contenuti. Francesca Dendena, per diversi anni presidente dell'Associazione Familiare delle Vittime della strage di Piazza Fontana, strage nella quale ha perso il padre Piero. Ha lottato con determinazione per ottenere giustizia, conducendo una lunga battaglia civile. Anche dopo la deludente conclusione della vicenda processuale, ha continuato a diffondere, soprattutto tra le giovani generazioni, la memoria delle cause e delle responsabilità di quell'attentato, trasformando il dolore in impegno per la memoria. Giulio Giorello, filosofo della scienza, docente universitario, è stato uno dei più vivaci animatori del dibattito filosofico italiano degli ultimi decenni. Ha esplorato il rapporto tra la rivoluzione scientifica e quella politica, le principali questioni epistemologiche contemporanee, ha indagato il tema della laicità non solo come contenuto ma proprio come metodo, come approccio ai problemi. Vittorio Gregotti, urbanista, architetto, docente universitario. Il suo lavoro, a partire dalle opere realizzate nella nostra città, ha lasciato un'impronta molto importante nella storia dell'architettura contemporanea, mostrando al mondo la capacità di Milano di creare arte innovativa legata alla cultura locale e alle tradizioni. Giovanni Greppi, dai palazzi di Cariplo e BPM agli edifici di Via Statuto e Piazza Piemonte, Giovanni Greppi ha abbellito Milano. Le sue opere più celebri sono i sacrari militari di Re di Puglia e del Monte Grappa, nei quali è riconoscibile il suo stile fatto di sintesi, di essenzialità, funzionalità e razionalismo. Tra l'altro è l'architetto che più ha contribuito al restauro del Famedio. Eugenio Monticolla, erede della famosa tradizione marionettistica milanese e protagonista illustre del mondo dello spettacolo della nostra città, ha diffuso l'arte delle marionette in tutto il mondo, facendo sognare grandi e piccini.
Il suo lavoro appassionato ha contribuito a consolidare una tradizione gloriosa che oggi è tenuta viva da nuove generazioni di marionettisti, ai quali egli stesso è riuscito a trasmettere un patrimonio fatto di perizia tecnica, di amore per questa arte antica. Gianni Mura, giornalista, storica firma di Repubblica e scrittore, noto per la sua capacità di rendere le emozioni sportive ancora più avvincenti, è stata una delle firme più seguite dell'informazione italiana. Dal calcio al ciclismo fino alle Olimpiadi, Gianni Mura ha scritto un romanzo sportivo colto, raffinato e popolare. Grazia Nidasio, fumettista e illustratrice tra le più note del panorama italiano, ha portato il fumetto a nuove vette artistiche con molti personaggi rimasti nella memoria di diverse generazioni. Il suo lavoro ha contribuito all'affermazione del fumetto come forma di espressione artistica, affascinando e ispirando generazioni di lettori. Maria Perego, autrice televisiva e artista di animazione, al suo genio dobbiamo uno dei pupazzi più amati nel mondo, Topo Gigio. Battezzato negli studi televisivi di Milano e adorato da milioni di bambini, grazie alla sua creatività e alla fama mondiale di Topo Gigio, Maria Perego ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, diffondendo nel mondo il genio italiano più creativo e talentuoso. Umberto Quintavalle, brillante imprenditore, ha guidato una delle principali agenzie per il lavoro italiane, Quanta. Grazie alla sua passione per lo sport, Milano si è affermata come la città più vincente nell'hockey e Milano è grata a Umberto Quintavalle per aver dato occupazione a migliaia di persone e aver fornito un grande contributo allo sport cittadino. Riccardo Sarfatti, protagonista della vita accademica, economica e istituzionale di Milano e della nostra regione. È stato uno stimato docente di architettura politecnico, apprezzato consigliere della regione Lombardia, innovativo imprenditore del design nel campo dell'illuminazione, portando avanti prima l'azienda di famiglia e poi fondando Luceplan, una delle aziende più innovative del design italiano. Riccardo Sarfatti può essere ricordato per l'instancabile impegno, la generosità e l'attenzione al bene comune. Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli. Coppia nella vita e nel lavoro, Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli sono simboli della grande tradizione dell'impresa familiare di Milano. Grazie al loro ingegno, Mapei è una delle aziende leader nei prodotti chimici per edilizia a livello mondiale. La coppia è stata impegnata a sponsorizzare sia il ciclismo che il calcio italiano, riuscendo a portarli ad alti livelli, oltre che a sostenere molto la cultura nella nostra città. Mapei, difatti, è tra gli altri socio fondatore della Scala. Franca Valeri è stata una delle figure più rappresentative del cinema, del teatro e della TV italiana del Novecento. Colta, appassionata di musica e opera lirica, è stata drammaturga, sceneggiatrice e la prima attrice autrice italiana a scrivere i suoi testi. La sua arte ammirata a ogni latitudine ha riscattato l'Italia, che l'aveva costretta a nascondere le sue origini ebraiche per evitare la persecuzione del nazifascismo. Gli scritti e le scritte al Famiglio rinnovano un messaggio potente. La forza di Milano sono i valori che i suoi cittadini realizzano nelle loro azioni. Come ha ricordato il sindaco, quest'anno la Commissione ha riconosciuto all'unanimità questo messaggio, che vale per i milanesi di oggi e di domani. Apertura, accoglienza, impegno civico e sociale, libertà, operosità, spirito di iniziativa, innovazione, creatività, solidarietà, hanno reso degni dell'onore eterno del Famiglio i 18 nomi appena citati. Oggi più che mai questa cerimonia, questo luogo e questi nomi rafforzano in tutti noi la consapevolezza di essere parte di un'unica comunità, dove ciascuno lavora e si impegna per realizzare i propri sogni e le proprie ambizioni, contribuendo allo stesso tempo con la propria unicità al progresso e al bene comune. Grazie a tutti. Il sindaco ed il presidente del consiglio comunale si recano alla Lapide per un breve momento di commemorazione. A termine la cerimonia di iscrizione alle lapidi dedicate ai cittadini illustri e dei meriti distinti del nostro.
la storia della patria. Ringraziamo tutti per aver partecipato e chiediamo di aver rispetto.